Nel primo giorno di scuola, in un Abruzzo che trema ancora, arriva a Teramo la ministra della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli. L'occasione è stata l'inaugurazione dell'Osservatorio Astronomico Teramano, che è diventato struttura scientifica regionale. Ad accoglierla tanti piccoli alunni che lei ha salutato con affetto e simpatia. Il primo argomento affrontato dalla ministra è stato però quello delle scuole sicure, una priorità per il governo che sta realizzando un'apposita anagrafe dell'edilizia scolastica. In Abruzzo, per esempio, il 70% degli edifici scolastici non è antisismico. Sul terreno della vulnerabilità noi continuiamo ad andare avanti come abbiamo fatto anche sin dall'inizio dal 24, insomma, e poi con tutte le cose che sono avvenute, andando avanti anche adesso, perché noi abbiamo assolutamente bisogno di andare avanti, non solo a monitorare e a verificare, ma poi anche a intervenire in accordo ovviamente con le diverse competenze del commissario straordinario, della protezione civile, dei sindaci, perché l'obiettivo è che ciascuno per le sue funzioni, però insieme dobbiamo risolvere questi problemi, perché anche lo straordinario investimento che da 3 anni a questa parte si è fatto, lo dicevo anche prima davanti a tutti, no? Di investire sulla sicurezza nelle scuole è un tema che riguarda, mi posso permettere, certo il paese, ma prioritariamente le situazioni che hanno vissuto e che vivono situazioni molto più a rischio. Anche il fatto di aver fatto l'osservatorio nazionale che determina le priorità in raccordo anche con regioni ed enti locali è un punto importante, perché è un'assunzione collettiva di responsabilità anche nelle scelte, per dire oggi è più importante, diciamo, con le risorse date subito qui, oppure facciamo il modulo provvisorio perché dobbiamo aspettare qui la possibilità dei soldi che, per fare la scuola nuova entro gennaio, entro febbraio, come c'è in alcune realtà anche qui in Abruzzo previste dal commissario straordinario Errani, e adesso comunque ci sarà il seguito con la sottosegretaria De Micheli, però ecco, è un punto serio, noi non possiamo abbandonare, questa è una priorità del Paese oggettivamente. La ministra Fedeli si è dichiarata orgogliosa di presenziare alla nascita dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, che fa di questa terra un paese di scienziati e di divulgatori di nuovi saperi. Questo osservatorio rischiava di chiudere, cosa è successo? È successo che abbiamo preso atto della realtà. Qui dentro l'INAF ci stanno due istituzioni di eccellenza, questa di Teramo e quella a Campo Imperatore. Ora, l'eccellenza scientifica, deve essere chiaro, non è una cosa che si raggiunge una volta per tutte, ma è un traguardo che va perseguito continuamente, e questa immissione di risorse che viene richiesta, anche economiche, ma soprattutto di idee, è necessaria per avere una struttura grande in cui questi obiettivi si raggiungono molto meglio. Mi fa piacere che dall'Abruzzo si possa osservare sia l'infinitamente piccolo che l'infinitamente grande. Questo a dimostrazione che non è vero che una terra che ha sofferto molto nei secoli passati poi non possa raggiungere grandi risultati. A chi tra i bambini ha domandato poi a cosa servisse l'astronomia e l'astrofisica, gli esperti hanno risposto che oggi in Italia si cerca di captare segnali radar da altri pianeti, di altri sistemi solari, per scoprire nuove civiltà. Una prospettiva che affascinerebbe chiunque.